La ragazza è criticata per essersi messa in gioco subito dopo la fine della sua storia. Dopo i tronisti Mattia Marciano, Sabrina Dio e Alex Migliorini sono arrivati nello studio di Uomini e Donne e altri giovani, che hanno preso il loro posto. Il tronista Nicolò Brigante è un 23enne siciliano ed è la prima volta che si mette in gioco davanti alle telecamere. Per quanto riguarda il trono femminile, Maria De Filippi ha dato la possibilità di fare questa esperienza a Niloufar Radati e Sara Afifella. Entrambe sono già note al pubblico del programma pomeridiano. La prima è stata una corteggiatrice di Mattia, il quale è andato via dagli studi di Cinecittà con Vittoria De Ganello, mentre Sara ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Non era una tentatrice, bensì la fidanzata di Nicola Panco. Quest'ultimo durante la permanenza nel villaggio si è molto avvicinato alla tentatrice Antonella Fiordelisi al punto tale da infastidire Sara, che ha subito chiesto un confronto immediato. Sara aveva deciso di andare via dal villaggio senza Nicola, ma poi hanno cercato di risolvere i loro problemi. Fino a qualche settimana fa i due convivevano e, quando il pubblico ha visto Sara sul trono, le critiche sono abbondate sui social network. Sara e Nicola sono ancora innamorati. Nella puntata di lunedì 11 dicembre Sara ha abbandonato l'esterna perché non ha apprezzato alcuni atteggiamenti del corteggiatore Lorenzo. In passato ha corteggiato la tronista Ludovica Dallari, per raggiungere poi Luigi. Lorenzo non ha salutato Sara quando è entrato nello studio e ha iniziato a manifestare la sua rabbia per essere stato trattato in quel modo. Sara ha detto che lui è uno spavaldo e non lo tollera, mentre lui ha ribadito che non si fida, dal momento che lei da poche settimane si è lasciata con Nicola. Sara ha nuovamente dichiarato che non ama più l'ex e di certo non ha accettato il trono per fargli una ripicca. Fatto sta che molti non vedono di buon occhio la sua situazione sentimentale, come Selvaggia Roma, la quale insinua che Sara non è sincera. Qualche settimana fa, infatti, ha detto a Selvaggia di essere felice con il fidanzato. Avrà davvero voltato pagina in così poco tempo? Non ci resta che seguire il trono classico per scoprirlo. L'arrivo di un ex corteggiatore in studio Sara e Milou faranno la possibilità di conoscere dei ragazzi, che si sono presentati con la simbolica rosa rossa. Nelle prossime puntate vedremo il ritorno di Emanuele Primarchi, la scelta della tronista Anna Munafo. La loro relazione durò pochi mesi e ora sembra che voglia rimettersi in gioco con Sara, della quale apprezza la bellezza e la forte personalità. Riuscirà a conquistare il suo cuore? Uomini e Donne News, Sara e Nicola.